Arrestato il secondo responsabile dell'aggressione al poliziotto avvenuto la scorsa domenica in via Manzoni. Si tratta di un ventenne incensurato che da oggi ha gli arresti domiciliari. Stessa misura cautelare anche al Letterio Ferrara, arrestato domenica. Il porto di Tremestieri compare nell'elenco delle infrastrutture finite sotto la lente della magistratura per l'utilizzo di cemento depotenziato. Il comitato La Nostra Città chiede perché non sia stata avviata un'inchiesta sul porto. Stasera se ne parlerà a Malalingua. Il cattivo tempo ha ritardato i lavori per riaprire al traffico veicolare via dei Mille. Ultimo weekend di isola pedonale prima della riapertura alle vetture. Nei palazzi e tra le strade si cercano soluzioni alternative per evitare un altro Natale senza isola. Le abbondanti piogge di questa notte hanno avuto un ruolo decisivo nel crollo di un muro in via Don Blasco. L'intero edificio è stato dichiarato inagibile e pericolante dai vigili del fuoco. Smottamenti di terreno si sono registrati anche tra Cumì e Bordonaro. Domani il Messina torna in campo al San Filippo per sfidare la Versa Normanna, ultima della classe. Giallorossi, chiamati a conquistare i tre punti, fioccano gli ex. Sfida nella sfida, Orlando De Vena.